Blu. Sansovini questa volta non al cross ma al passaggio indietro. Il cross è di Zanon sul secondo palo. C'è Immobile! Immobile! 1-0 Pescara! Il Pescara passa in vantaggio al 13° minuto con il gol di Ciro Immobile. Il gol di Ciro Immobile per il vantaggio dei biancazzurri. Cambia il risultato al Bentegodi. La squadra di Zeman è avanti 1-0. Due gol nella scorsa stagione per Immobile, uno con il Siena, uno con il Grosseto. Zeman rimane ovviamente imperturbabile. Qui il cross, ma qui la difesa del Verona non bene. Svetta Immobile che va a trafiggere Rafael ed è 1-0 per il Pescara. In copertura c'è Cangi, Insigne lo punta. Arriva Petterini, cross, basso, deviazione, gol! Gol del Pescara, un autogol al 16° minuto. Al 16° minuto il tocco di Ceccarelli per il 2-0 del Pescara, che raddoppia sul cross di Togni. Togni, è stato Ceccarelli a deviare il pallone alle spalle di Rafael. Qui direi che è da attribuire l'autogol a Ceccarelli, non il gol a Togni. Rivediamo comunque. Arriva il brasiliano da dietro, sì, autogol netto. Autogol è di Ceccarelli. Eccolo qua, il cross basso di Togni, il capitano del Verona. Va in scivolata e devia alle spalle del suo portiere. Valenoci con il destro ribatte Cascione in barriera. Esposito il cross verso Ferrari. Poi prova e segna! E segna il Verona! E segna il Verona il gol del 2-1 al 43° minuto. Il gol da parte di Ceccarelli. Proprio lui aveva procurato con l'autogol il 2-0 al Pescara. Adesso una parziale rivincita. Eccolo qua, raccoglie palle il capitano, gran destro. E palla imprendibile per Anania.